E passiamo adesso a Cesena, Roma, 0-0, Pierpaolo Catozzi. Eccoci, siamo in grado di darvi subito su questo fallo di Nobile, il primo e sarà l'unico tiro del primo tempo della Roma verso la porta difesa da Rossi e Nera che Matte mette fuori. Ecco, qui c'è un cross di Domini, recupera bene Agostini, vedete Pierleoni viene anticipato da Di Mauro in calcio d'angolo. Il colpo di testa di Djukic, ancora Cervone in evidenza, poi c'è l'atterramento di un compagno di Cervone che resta a terra. Il cross gran girata di Djukic e la rivediamo al rallenti, vedete, è stato bravissimo lo jugoslavo ma ha colpito soltanto il palo. Ancora Agostini, si fa largo ed ancora Cervone risponde da per suo, riprende Agostini, rimette al centro e ancora Pierleoni, si vede respinta la palla dal portiere Cervone, è stato il vero protagonista della partita. Ancora Pierleoni, ancora Cervone. Siamo passati nel frattempo al secondo tempo e ancora il Cesena in attacco, Djukic, Agostini fuori di poco. Sempre vediamo il Cesena all'attacco, vedete Agostini entra in area, si fa spazio e spedisce a lato di poco. E qui si spegne in un certo senso il Cesena perché nel finale viene fuori la Roma e vediamo che Comi mette in alto da posizione favorevolissima, poi Rizzitelli veramente da campione, l'esecuzione fuori di un soffio, non si può dire però che ha sbagliato. Ed ecco Conti, la lunga azione manovrata, palla ancora Bruno Conti e il suo tiro viene preso da Rossi sui piedi di Rizzitelli. Questa è l'andamento di una partita che ha visto, come ripeto, il Cesena in attacco per i due terzi della partita, poi è venuta sorprendentemente fuori la Roma, sorprendentemente perché l'innesto di Bruno Conti, che doveva tenere la fascia a copertura secondo i dettami di Radice, ha visto invece un Bruno Conti imperversare su tutto il fronte d'attacco e ridare spirito a questa Roma, perché fino a quel momento da zona UEFA sembrava essere stato proprio il Cesena. Alla fine tutti contenti perché lo 0-0 è stato comunque una partita spettacolo. Ora c'è stato il tempo per la battuta del presidente della Roma, Viola. Il Viola, bravo Paolo, no, il presidente Viola. Il presidente Viola ha dato una sua battuta e ha detto che sta cercando dei calciatori di basket. Voleva rispondere evidentemente al signor Giampiero nel suo linguaggio ermetico. Il resto alla prossima puntata. Linea a te Paolo Viale. Grazie.